Mercoledì 20 marzo a Palazzo Rasponi 2 in via D'Azeglio, a partire dalle ore 17, studenti e studentesse provenienti da Iran, Azerbaigian e Kirghizistan, insieme agli studenti italiani, hanno proposto un evento interculturale legato ai riti e alle tradizioni per la celebrazione del nuovo anno secondo l'antico calendario persiano. Happy Novruz! Cosa si tratta? È la festa del nuovo anno e della primavera che viene festeggiato in molti paesi dell'Asia centrale. È una festa antichissima, è il capodanno persiano, viene inteso così, e viene ancora festeggiato in molti paesi quali Iran, Azerbaigian, Kirghizistan, Turchia e molti altri paesi dell'Asia centrale. È antichissima e racchiude in sé tanti principi del nuovo anno, della festa della primavera, quindi rinnovamento, apertura a un anno nuovo, buon auspicio, fortuna, dediche di una vita fortunata e di una vita migliore. Come ti chiami? Begimai, mi chiamo Begimai. Quanti anni hai? Io ho 26 anni. Cosa ci dici a proposito della tua terra, il Kirghizistan? 21 marzo in Kirghizistan noi celebriamo il nuovo anno, quando finisce l'inverno e inizia la primavera. E questa celebrazione non solo di Kirghizia, viene da Persia, da Iran, nella via delle sete è venuta da nostra terra, che è mischiata tutta la cultura, e così noi celebriamo questo nuovo anno. Cosa c'è di tipico nella tua tradizione? Siccome noi siamo nomadi e in questa festa noi celebriamo la nostra cultura, kirghisa nomada, e noi mettiamo tutte le vestiti nostri kirghisi, balliamo, cantiamo, andiamo dai nostri vicini, così celebriamo tutto insieme. Facciamo sumuluk, la nostra tavola imbandita, noi prepariamo sumuluk. Si cuoce tutta la notte, però per fare questo sumuluk bisogna fare crescere il grano, sì, dobbiamo crescere il grano, per questo bisogna una settimana. Come ti chiami? Mi chiamo Said e studio ingegneria offshore. Quanti anni hai? 28. Due aspetti che preferisci di questa festa? E allora, la caratteristica che più mi piace del Nowruz è l'andare a trovare le famiglie e l'andare a trovare coloro che hanno un'età maggiore, quindi nonni o parenti più grandi, e lo stare insieme, riuscire a trovare un momento dell'anno che sia l'ultimo giorno dell'anno che il primo giorno dell'anno nuovo, nel quale condividere un'esperienza di gioia e stare tutti insieme in famiglia. Come ti chiami, quanti anni hai e cosa studi? Mi chiamo Javanshir, ho 23 anni e studio International Cooperation qui a Ravenna, faccio il primo anno del bachelor. It's my first year in Ravenna and I love it. Quali sono due aspetti che preferisci del tuo paese? Il mio aspetto preferito è il multiculturalismo, è il mix di tante persone, di tante spezie, di tante religioni diverse. Che fanno un unico paese molto unito, di cui io vado molto fiero. Come sei vestita? Sono dell'Azerbaigian e ho cercato di riprodurre con i vestiti che avevo a disposizione il vestito tradizionale della mia terra, che è molto simile per alcuni versi a quelli dei Tatari o della Georgia. E quindi questo non è esattamente un vestito tradizionale, ma è una mia interpretazione ed è abbastanza simile a quello che si indossa tradizionalmente nel mio paese. My name is Busala. I'm 22 years old and I'm studying protection of human rights and intercultural heritage. And the curriculum is protection of human rights and international cooperation. Si chiama Musala, ha 22 anni ed è qui a Ravenna per studiare la protezione dei diritti umani e del patrimonio archeologico e culturale, e in particolare il suo curriculum è protezione del patrimonio archeologico e culturale qui a Ravenna. Che nome c'è scritto? Andrea, in persiano. È un'occasione bellissima per me, come docente di questi corsi di Ravenna,
vedere un incremento degli studenti stranieri. La magistrale di cooperazione internazionale è un luogo eccellente per questo, ma anche gli altri corsi vedono un aumento degli studenti stranieri. Occasioni come queste sono estremamente importanti per far conoscere meglio le culture dei vari paesi che sono rappresentati qui da questi studenti. Io stesso nel corso di archeologia dell'Iran per gli studenti di cooperazione internazionale ho avuto una classe composta da studenti, ogni studente veniva da un paese diverso, quindi è un'occasione veramente molto interessante. Io credo che abbia un ruolo importante anche per la città, per l'apertura della città a questi ambiti lontani, ma nello stesso tempo occasioni come queste ci mostrano quanto siamo vicini. Molte di queste tradizioni le troviamo anche noi nelle nostre tradizioni, il fatto che a un certo punto ci sia un'occasione in cui le famiglie vanno a celebrare, a festeggiare all'aperto, è identico alla nostra Pasquetta. Le pulizie della casa, la tradizione del trascorrere il momento di passaggio dell'anno tutti insieme fino al secondo esatto. Quindi è bello vedere questa comunità delle culture del mondo.